dinosauro Evaristo, un tontosauro, e dal professor Gianfranco Marini. L'ultima fase del lavoro che abbiamo portato avanti, dopo l'orazione, adesso vedremo il dibattito sul caso di Charlie Hebdo. Quindi sei gruppi si sono affrontati gruppo contro gruppo, c'è stata la prima parte di ciascun gruppo con una orazione recitata con un foglio, ha esposto la tesi a favore o contro Charlie Hebdo. In questa seconda fase invece il difensore, l'accusa e la difesa si faranno sentire, quindi i gruppi accoppiati si sfideranno, ogni gruppo ha un contraddittore che attaccherà l'orazione dell'altro gruppo e l'altro gruppo avrà un difensore che replicherà a questo contraddittorio. Filmeremo tutto per i posteri, da il professor Marini e dal tontosauro Evaristo. Arrivederci. Allora, adesso i primi due gruppi, Lodica, prego, accomodati, che attaccherà l'orazione di Giovanni, contraria alla vignetta di Charlie Hebdo. Prego. Allora, oggi ci troviamo qui perché promuovere delle obiezioni all'orazione che è stata scritta dal gruppo di Lodi, letta da Giovanni. Quindi andremo ad analizzare la loro orazione punto per punto, per muovere appunto la nostra obiezione. All'inizio della vostra orazione dite: trovo la fatica divertente, e già in questa frase è riassunta la fallacità dell'orazione che avete costruito, in quanto la fatica non è un genere che ha lo scopo di divertire, il fatto di confonderla con l'umorismo e la comicità è un errore molto comune, è un errore molto diffuso. Quindi il pensiero comune all'uscita delle vignette che ha scatenato l'ondata di indignazione è stata: questa non mi fa ridere, quindi non è satira. Infatti la frase successiva proposta da Giovanni è: essendo non è satira, allora che cos'è? E qua bisogna aspettare un secondo, perché nella loro orazione si è passato direttamente da non mi far ridere, allora non è satira. Anche ammesso che lo scopo della satira sia far ridere, mi state qui disponendo come mezzo di giudizio universale che possa stabilire che cos'è la satira, perché i vostri gusti non sono universali, quindi se non far ridere voi, anche se lo scopo è quello, non vorrete dire che non sia satira. Ma questa questione non si pone, in quanto lo scopo della satira non è appunto quello di divertire. Lo scopo della satira è quello di denunciare dei problemi, o anche oppure è anche semplice esercizio della libertà di espressione. Quindi ora vi manco un excursus che sembra che non possa sembrare niente con ciò che avete detto, ma in realtà è strettamente collegato. Prendiamo ad esempio le vignette dove sono raffigurate, dove è raffigurata la Trinità in pose sessuali, è una vignetta disegnata per far ridere? No, poi ad alcuni farà ridere e ad altri non farà ridere. Per esempio, io sono cresciuta in una famiglia per parte di madre fortemente cattolica, anche se per me è differente, mi potrebbe infastidire il fatto che mi dispiace, cioè magari da mia madre questo potrebbe essere letto come un'offesa al suo credo. Tuttavia, sapete cosa? Mia madre non imbraccia una mitragliatrice per andare a fare di Charlie Hebdo una sola pasta. Sapete perché? Perché esiste la libertà di espressione. E la libertà di espressione esiste grazie a quelli come Charlie Hebdo, grazie a quelli che le esercitano continuamente, perché la libertà di espressione è presente nella tanto criticata società occidentale ed è un valore fondamentale. Ed è sottovalutato perché è un attimo, basta guardarsi intorno, è un attimo finire come la Turchia. Il giorno prima si è un paese normale, un paese occidentalizzato, il giorno dopo gli impegnati sono in carcere e le testate sono allineate al regime. Per continuare, voi dite anche della vostra relazione, ma perché prendersela con i morti e non con le istituzioni? Charlie Hebdo ha raffigurato le vittime come pasta perché lo scopo della satira è quello di scandalizzare e di far parlare del problema. La cosa avviene è che si è parlato effettivamente del problema di Amatrice,
ma l'attenzione è stata rivolta contro il giornale, l'attenzione è stata rivolta contro un pezzo di carta colorata e non contro i veri responsabili della tragedia. E questo non è per fare discorsi qualunquisti, ma un atteggiamento tipicamente italiano. E poi chiedete anche come si fa a mostrare a un bambino i suoi parenti raffigurati come pasta. Voi credete che il problema per un bambino che ha perso i genitori sia vedere il foglio di Charlie Hebdo e non i corpi dei propri parenti e dei propri genitori tra le macerie? Però voi ve la prendete col giornale. Inoltre, siete arrivati ad affermare che è così che si uccidono le persone, raffigurandole come pasta, e avete fatto un paragone con la situazione della satira contro gli ebrei nella Germania delle leggi razziali. Tale satira è stata citata anche nella nostra lezione ed è stata infatti definita una satira vigliacca. Tuttavia, vi siete resi conto che siamo tirati in ballo perché la situazione degli ebrei del 35 in Germania era tale per cui la satira che gli era mossa contro era assolutamente voluta dal regime ed era allineata con le idee del regime, ed è una satira che ha fomentato un odio che è partito sulle pagine dei giornali ed è finita nelle docce. È stato davvero paragonando questa situazione a ciò che ha fatto Charlie, perché io non capisco come questo possa aver ucciso delle persone. Inoltre avete tirato in ballo Dante, perché siete dei grandi ammiratori di Dante e avete affermato che Dante nell'inferno attacca le istituzioni. Io vorrei che mi spiegaste come mai Charlie Hebdo non gradita, se piace Charlie Hebdo, ma gradita Dante Alighieri, che mette un uomo di 60 anni Bonifacio VIII nell'inferno, non perché rappresentasse il papato, ma semplicemente perché Bonifacio VIII era un sostenitore dei guelfi neri, mentre Dante stava dalla parte dei guelfi bianchi. Dunque, io metto alla berlina in un giornale satirico un mio avversario politico, sto facendo del bene, però denunciare un problema della società italiana per voi è un male, per non parlare del famoso canto di Paolo e Francesca. Voglio proprio sapere che istituzioni rappresentano Francesca da Polenta e Paolo Malaterra. Inoltre avete detto che nessuna Charlie, dopo le stragi non è uscita nessuna vignetta di Charlie Hebdo che raffigurasse le vittime. Ecco, questa è una vignetta della strage di Nizza. Io vado abbastanza spesso da McDonald's, se questo fosse un nuovo tipo di patatine con ketchup probabilmente me ne sarei resa conto. Invece sono le vittime della strage di Nizza. No, no, stavo divertendo. Ah, e poi lo rifai tu. Aio. Però adesso fate silenzio. Backstage. Alla villa. No. Ma controbatto non c'è. No, meno fatto. Giovanni replicherà alle accuse avanzate da Ludovica contro il suo gruppo. Prego, Giovanni. La satira è ironia, non comicità o commedia, ed è per questo che ad una persona più o meno può far divertire. Dato che la satira serve a denunciare un problema, e questo non è stato così nelle prime vignette di Charlie Hebdo. La satira non è appunto di scandalizzare, ma semplicemente informare e condannare. Ma chi? Come avete detto voi stessi, i colpevoli. Noi non abbiamo mai detto in nessun caso che la satira è vigliacca, anzi, il contrario. La denuncia di un problema, come voi avete detto, è rivolta verso i colpevoli. Che si tratti di mafia, Stato, partiti politici, eccetera. Quindi non esponete un problema, ma lo fate solamente in modo sbagliato, perché ve la prendete con il popolo, non con lo Stato, che praticamente sono i responsabili. I cittadini, oltre a vedere i genitori morti dal vivo, li vede anche sulla vignetta, e questo serve solamente a rinforzare uno stato d'animo che può solamente suscitare nelle persone uno stato maggiore di disgusto. Siete i primi a parlare dei tedeschi, e le vittime con cui se la prendono sono appunto vittime.
e non rappresenta le problemi stesse. Quindi semplicemente il vostro discorso non ha senso. Allora, a questo punto si invertono le parti. Sarà il gruppo di Lorenzo, Giovanni, Riccardo, eccetera, che invece attaccherà il discorso fatto dal gruppo di Ludovica e degli altri. Quindi vediamo l'attacco. Prego, allora, premesso che la vostra è veramente un bel discorso, un bel lavoro, ricco di argomentazioni e di esempi. Mi è piaciuta la parte della raccontata di tutte le vicende riguardanti i eventi storici. Personaggi famosi come Dante, Aristofane, Socrate, il Papa. Un sacco di informazioni belle ed interessanti. Il problema però è che era una volta che il resto è stato letto tutto. Sbaglio o dovevate permetterci di capire con le vostre convincenti argomentazioni il perché quella vignetta fosse giusta, il perché Charlie avesse ragione a prendersela con i poveri innocenti quando questi non avevano paura di tutto ciò? Voglio dire, l'unica cosa che siete riusciti a fare è stata quella di esporre la situazione già nota a tutti, e anziché convincerci del fatto che ogni cosa rientrasse nella vostra idea di giusto, non avete fatto altro che dirci, attraverso un tema, perché in fin dei conti la vostra narrazione è un tema, come l'italiano non riesce a capire che quello è satira, non comicità o ironia. Credevate forse sarebbe bastato un testo con due o tre esempi storici di altri tempi a risolvere il problema e convincerci del fatto che la famosa redazione giornalistica francese avesse fatto la cosa giusta? Mi sa che allora però vi sfugge qualcosa. Permettetemi ora di chiarirvi un po' le idee. Dante attaccava le istituzioni, attaccava il Papa, Aristofane attaccava un movimento culturale e il suo capostipito, ovvero Socrate e i sofisti. Certo, anche i tedeschi, come avete detto voi, attaccavano i poveri ebrei nel 35, ma non per questo, bisogna seguire un tipo di satira sbagliata. D'altronde siete voi i primi a dirlo, prendo il vostro test. La satira è fatta per colpire, e non per colpire i deboli, gli oppressi, ma per colpire gli obiettivi pericolosi. E allora io vi chiedo, Charlie, chi ha colpito rappresentando quelle persone? Lo Stato? La mafia? Qual è il grande obiettivo pericoloso? Poi dite anche, Charlie Hebdo ha denunciato la marcescenza con cui gli stessi indignati vivono. Forse, e dico forse, è riuscito a farlo con la seconda vignetta, quando dice che non sarà Charlie a ricostruire le case dalla mafia. Per quanto riguarda la prima, non si tratta di ragionare di pancia. Si tratta di medesimarsi in chi purtroppo in quella vignetta vede i propri genitori, amici, parenti, figli, immersi nel sudo, nel sangue, perché quello è sangue. E dunque, non sono stati solo feriti fisicamente, ma sono anche stati feriti moralmente. E allora io vi chiedo, anzi, chiedo a tutti voi, come tua madre è morta. Tua madre è morta, schiacciata dalle macerie. E tutti i tuoi amici sono morti dal cibo. Come ti senti? O tu? Come ti senti tu nel vedere i tuoi genitori schiacciati? Che è una figura che sono vignetta schiacciata dal cibo. Sono morti tutti. Sono morti i tuoi nonni, i tuoi genitori, i tuoi figli, i bambini. Già, i bambini. Madri che non potranno mai vivere i figli. E quei poveri figli che non potranno mai conoscere i loro genitori se non attraverso delle fotografie o dei video o quella merdosa vignetta che voi ritenete tanto giusta. Ludovica cercherà di difendere il suo gruppo dall'attacco, dal contraddittorio di Giovanni. Prego, Lorenzo. Dunque, avete detto della nostra orazione, che più che appunto essere un'orazione, era un tema, e sembravate quasi infastiditi dagli excursus storici, ma noi riteniamo che bisogna avere una certa conoscenza dei fatti storici, anche perché se no si rischia di incappare nell'errore di dire che Dante attacca un'istituzione papale quando Dante butta il povero Bonifacio VIII nell'inferno perché un suo avversario politico. Sono tutte le vicende tra guelfi bianchi e guelfi
provatorio per il caso della vostra relazione abbiate utilizzato una carta vincente, in effetti, che forse rende la vostra relazione diversa dal nostro tema, che è quella di puntare sulla parte razionale delle persone, di cercare di tirarla fuori, suscitare il pathos, come direbbe la sfiga. Infatti nominate più volte le vittime, appunto. Sappiamo bene che questa è una tattica vincente, come D'Annunzio ci insegna, Mussolini raccoglie, per manipolare le masse bisogna suscitare il pathos. Inoltre avete più volte ripetuto che la vita prende con le vittime, mentre in realtà ciò che ha fatto Sarin non è attaccare delle vittime, non è una cosa fine a se stessa, in quanto non credo che avrebbe nessun senso prendersela semplicemente con dei morti che sono già morti in modo fine a se stessa, semplicemente si cercava di risvegliare la coscienza della società italiana e delle persone, e naturalmente questo non è avvenuto per molte persone, tant'è che si è verificata un'ondata di indignazione, ma noi lo capiamo, perché anche Charlie Hebdo ha suscitato la vostra parte